È stata ritrovata la vettura e il corpo senza vita del 45enne scomparso nella serata di mercoledì 2 novembre a Vidracco. La vettura è stata avvistata dall'elicottero dei vigili del fuoco, Drago 66. L'allarme era scattato quando l'uomo non aveva fatto rientro a casa. Nella notte, i vigili del fuoco di Ivrea, Cornier, gli operatori con il drone, la Croce Bianca del Canavese e la Croce Rossa di Castellamonte, oltre ai carabinieri, avevano proseguito con le ricerche. Questa mattina sospetto che la vettura fosse precipitata, poi la conferma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i sommozzatori e la Croce Blu di Ivrea. La vettura si trovava in acqua, sommersa a circa 5 metri di profondità. La salma è stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti sull'accaduto.